Dal febbraio dello scorso anno e durante il periodo di lockdown della scorsa primavera, ogni italiano ha vissuto cambiamenti inattesi della propria vita, incertezze, paure, una quotidianità governata dall'isolamento e dal distanziamento sociale. Attualmente stiamo vivendo nuove modalità di stare con gli altri e quindi la sessualità è tra le aree di vita maggiormente interessata da questi mutamenti. Abbiamo visto come c'è stato un aumento dell'utilizzo delle app di dating, quindi delle applicazioni per gli incontri, soprattutto per i single, dell'utilizzo del sexting, quindi dell'invio di messaggi di testo corredati da video o foto che fossero sessualmente espliciti, ma anche un maggior utilizzo della pornografia. Se pensiamo alle coppie sposate o conviventi, in tante si sono infatti ritrovate da un giorno all'altro a stare più tempo insieme in casa, mentre le coppie non conviventi possono aver vissuto più periodi di lontananza. Posso dire che le abitudini degli italiani sono state abbastanza stravolte. Questo perché anche altre ricerche hanno confermato questo tipo di dato. C'è stato purtroppo un impatto non solo sul numero, quindi sulla frequenza di rapporti sessuali, ma anche sulla soddisfazione. Le ricerche hanno evidenziato come un elemento molto importante sia stato la mancanza di stimoli psicologici ad avere dei rapporti sessuali, ma anche e soprattutto la paura e l'ansia di un contagio. Più penalizzati i single in questo periodo di pandemia, impossibilitati a frequentare gli abituali contesti sociali per fare nuove conoscenze e costretti a gestire spesso un maggior senso di solitudine. Una ricerca della Durex in tal senso ha evidenziato come, soprattutto nei single, c'era stata una drastica diminuzione dei contatti. Quindi i rapporti occasionali erano scesi al 3%, i baci erano passati all'8%, il sesso orale era arrivato al 4%. Questo partendo da statistiche del 40-60%. Tra le principali motivazioni espresse a giustificazione di questa diminuzione dell'attività sessuale sono emerse preoccupazioni, ansia, paura del contagio, tristezza, difficoltà emotive, stress, maggior presenza dei figli in casa, impossibilità a spostarsi ed obbligo di distanziamento sociale.